e sull'argomento dell'interesse del minore si fa avanti l'altro avvocato, l'avvocatessa, vediamo un po' come vuoi che ti definisca, avvocato in Genova, avvocato familiarista, membro di un'associazione che è l'Unione Giuristi Cattolici Italiani e rappresentante qui del Centro Studi Rosario di Latino. Quindi cedo la parola all'avvocato Panfili. Grazie. Ma ringrazio tantissimo di questo invito e davvero mi complimento per la struttura di questo convegno. Io sono onorata perché sono al tavolo di 10 eccellenti relatori, veramente. Io sono solo un avvocato che si occupa di diritto di famiglia e aderisco a questo Centro Studi di Latino che mi sta dando una cornice giuridica e una compagnia di giuristi di cui sono veramente molto contenta. Però mi piace molto il fatto che questo incontro, che è rivolto anche ad altre professioni, immagino, e comunque a molti studenti, abbia dato spazio al pluralismo, perché in questo momento le tematiche della famiglia vengono spesso dai mezzi di informazione gestite con una certa, lasciatemi dire, prepotenza di un pensiero che si vuole presentare come dominante, e non danno conto invece del grande travaglio che il mondo giuridico sta attraversando, con posizioni giuridiche anche molto variegate, molto diverse, per arrivare a tutte queste soluzioni che il collega Genova ha esposto con una grande maestria, e tra l'altro mi riconosco, nonostante io non la pensi come lui, che è stato veramente molto bravo. Mi preme dire che sul solo disegno di legge sulle unioni omosessuali ci sono state, per fare un esempio, petizioni di appoggio da parte di 700 giuristi, petizioni di contrasto da parte di 600 e oltre giuristi che il Centro Studi di Latino aveva raccolto, quindi dove c'erano voci anche importanti, ex presidenti della Corte Costituzionale, professori, magistrati, tutti gli operatori del diritto. Quindi stiamo attraversando un grande travaglio. D'altra parte la famiglia è costitutivamente una realtà in continua evoluzione e in travaglio, ma la cosa che mi preme appunto sottolineare è come il vero modo di risolvere le problematiche dei cambiamenti sociali è quello che stiamo vedendo qui oggi, cioè di portare delle posizioni, di ragionare con attenzione e spero insomma con rispetto di tutti, e di partire dal presupposto che il rispetto della persona è la prima cosa, la centralità del nostro sistema giuridico, quindi su questo dobbiamo sempre trovarci tutti d'accordo. Mi sembra che sia emerso però molto chiaramente nel dibattito e nelle illustri relazioni che mi hanno preceduto come qui non si tratti tanto e solo di diritti in crescita, come dice il titolo del nostro convegno, ma di mutamenti sociali che interessano degli istituti molto, non dico antichi, dico universali, come la famiglia, l'adozione, la filiazione. Sono nozioni che appartengono a tutta l'umanità ed è per questo che il problema di dare loro delle definizioni non può essere solo collocato nell'impegno che il diritto positivo continuamente mette per adeguare la normativa alle esigenze sociali. Ci vuole comunque un riferimento fondante, forte, che impedisca che a maggioranza venga adottata una normativa che travalica ciò che deve precedere la normativa, che è l'essere umano, l'uomo, la persona. Allora, sotto questo aspetto, mi piace fare un piccolo accenno alla tematica dell'articolo 29, perché la sentenza della Corte Costituzionale, che il collega ha letto ovviamente in tutte le parti che hanno appoggiato poi lo sviluppo del suo ragionamento, ma anche delle importanti sentenze che ha citato, in realtà conteneva anche delle altre frasi che invece ho notato io e che sono nella mia considerazione particolarmente importanti, perché mi sembra che proteggano anche l'essere umano da cambiamenti generati da leggi votate con prepotenza da una maggioranza che magari non riesce a rappresentare quello che il sentimento popolare davvero desidera, e da sentenze che spesso sono motivate con
riflessioni che la dottrina e altra giurisprudenza, gli avvocati, i professori non condividono, criticano, quindi dobbiamo mantenere comunque sempre uno sguardo critico su questa tematica. Il mio argomento è quello che riguarda l'interesse del minore, ma devo partire dal tema delle unioni omosessuali, che è quello che inquadra, diciamo, tutte le nostre relazioni, per dire che in realtà dopo la sentenza 138 del 2010 della Corte Costituzionale, che ha sollecitato il legislatore ad adottare una normativa per le unioni omosessuali, è vero che ha fatto riferimento all'articolo 2 e quindi ha riconosciuto che le unioni omosessuali sono formazioni sociali e come tali ambiti nei quali si sviluppa la personalità di ogni individuo, di ogni persona, quindi degne evidentemente di essere riconosciute e non tanto promosse, perché poi della promozione ne parlo dopo, quanto riconosciute liberamente formarsi e vivere la loro vita anche familiare. Ma ha detto delle cose molto chiare sotto il profilo, ad esempio, del principio di eguaglianza, cioè ha negato che la nostra normativa sul codice civile che disciplina il matrimonio sia una normativa discriminatoria delle coppie dello stesso sesso. Avrebbe potuto semplicemente dire, senza andare a toccare l'articolo 29, la cui interpretazione può essere effettivamente magari evolutiva, avrebbe potuto dire la normativa del codice civile è discriminatoria perché non consente alle persone dello stesso sesso di sposarsi tra loro. Non lo ha detto e ha negato che lo sia, e anzi ha affermato con molta chiarezza che le unioni omosessuali non sono omogenee al matrimonio e che però ci sono delle situazioni particolari, l'ha visto prima la slide, l'ha fatta vedere prima la slide dell'avvocato Genova, delle situazioni particolari nelle quali la condizione, lo status, la situazione del coniuge è identica a quella del compagno dello stesso sesso e quindi è giusto adottare una normativa che li parifichi. E queste situazioni particolari, dice la Corte Costituzionale, andranno fatte oggetto di una legislazione organica per dare un riconoscimento alle unioni omosessuali. Se non lo farà, l'ha detto anche l'avvocato Genova, se non lo farà la Corte, dice già, se non lo farà il legislatore, io comunque mi occuperò di dichiarare incostituzionali tutte le norme che non garantiranno questa identità. Ma non è il presupposto della pronuncia della Corte, è che non sono omogenee al matrimonio le unioni omosessuali. E questo è un passaggio che a me interessa particolarmente, non perché voglio discriminare le persone, perché secondo me il problema è nella, diciamo, comprensione di che cos'è l'istituto familiare, perché interessa l'istituto familiare al diritto, tutto sommato, e perché è fondato sul matrimonio, e perché si arriva a dire che le unioni omosessuali hanno diritto a una disciplina, ma è giusto che siano distinte dalla funzione, dall'identità e dalla disciplina che è riservata al matrimonio. In realtà il tema della disciplina dei rapporti tra conviventi è stato affrontato anche da altri disegni di legge, che però non sono ancora stati, non saranno mai forse presi in considerazione, che avevano un'impostazione, dicevo prima col professor Morozzo Dalla Rocca, che secondo me avrebbe permesso di affrontare questa tematica con una crescita della cultura e della sensibilità di rispetto nei confronti di tutti, lasciatemi dire, non dico morbida, ma progressiva, come occorreva, mentre l'imposizione dall'alto di una normativa che è stata, tra l'altro, anche, devo dire, votata con delle modalità che sembrano molto poco sui temi etici, perché utilizzare questi maxi emendamenti che impediscono la discussione sui singoli punti, utilizzare la fiducia, sono un po' dei mezzi che dal giurista vengono visti come un lavoro non svolto da parte del tecnico, che il Parlamento deve comunque far sì che la legge poi risponda davvero a un sentire popolare, perché è la sovranità del popolo che esprime il Parlamento. Allora dicevo che effettivamente il fatto di anziché affrontare, come aveva suggerito anche la Corte Costituzionale nella sentenza 138, i singoli diritti dei conviventi, pensate, ha detto giustamente l'avvocato Genova, ci sono tante cose che condivido di quello che lei ha detto, anche se sono
molte siano su posizioni diverse, ha detto giustamente che molte norme e anche pronunce avevano già prima della sentenza 138 riconosciuto che l'identità della condizione del convivente rispetto a quella del coniuge non giustificava un trattamento diversificato. Questo significa che effettivamente fare un testo unico sulle norme del convivente sarebbe stato forse il metodo migliore per organizzare un sistema normativo che consentisse di discutere laddove c'era identità di condizione la esatta identità dei trattamenti normativi del coniuge e del convivente. Perché dico questo? Perché esiste appunto una proposta di legge che è stata entrata in Parlamento, che ho avuto modo di vedere, che in effetti ha tirato giù 33 articoli di norme già esistenti con le quali il legislatore, che non era così disattento evidentemente, italiano, ha riconosciuto la necessità di un identico trattamento tra il coniuge e il convivente, anche omosessuale, perché la parola convivente, come ci insegnano le norme dei cataloghi internazionali che ha citato l'avvocato Genova, non può essere interpretata con discriminazione dell'orientamento sessuale della persona, quindi convivente anche dello stesso sesso, del sesso e dell'orientamento sessuale. Allora io dicevo, qual è la vera problematica che impone a questo punto delle riflessioni serie e responsabili nel valutare l'adozione della legge sulle unioni omosessuali, che come dicevo arriva come una omologazione delle unioni omosessuali al matrimonio, che non è stata neppure possibile alla Corte Costituzionale sulla base dell'articolo 3. Quindi in realtà, anche se il nome è diverso, prima la professora De Zatti ci faceva notare che per i giuristi il nome iuris non è un elemento marginale, tuttavia per i giuristi, soprattutto i giudici, quando poi si vanno a confrontare le situazioni, se c'è una identità di trattamento, il nome iuris può essere trascurato. Quindi pensate alla Corte di Strasburgo, in quante situazioni, a prescindere dalla diversità dei nomi degli istituti giuridici che paragonava, perché provenivano da stati diversi, poi arrivava a dire: ma no, scusate, questa è una discriminazione, perché se voi stessi riconoscete che è identico il trattamento delle situazioni, non potete con il semplice nomen iuris poi garantire in alcuni casi una discriminazione. Perché dico questo? Perché la introduzione di unioni omosessuali disciplinate quasi completamente come il matrimonio, tranne due piccoli punti che sono, riconosco, effettivamente molto offensivi, quello della fedeltà e poi molto problematici, quello dell'adozione, poi c'è quel tema della pubblicazione che forse vale più a livello amministrativo, però comunque è una differenza. In realtà potrebbe far sì che una volta entrata in vigore la legge, la nostra Corte Costituzionale da un lato, con il lavoro che si sta facendo anche da parte della rete Lenford, delle associazioni di tutela dei diritti degli omosessuali, e poi comunque la Corte di Strasburgo, riconoscano un'irragionevolezza della scelta del nostro legislatore rispetto a queste esclusioni di applicazione normativa riguardo alle unioni omosessuali, e dicano: l'avete detto voi che sono uguali in tutto, ma per quale ragione dobbiamo discriminarli rispetto all'adozione e rispetto al tema della fedeltà? Allora, a me interessa il tema dei bambini, perché ritengo che non si possa parlare di famiglia, non si possa parlare di diritti della persona in relazione alla vita privata e familiare senza affrontare contemporaneamente il tema dei diritti dei bambini. È noto, e l'ho notato ancora una volta qui, nonostante ci mancherebbe il livello veramente altissimo delle relazioni che mi hanno preceduto, che il tema dei diritti dei bambini, quando si parla di queste materie, non piace a nessuno. Cioè, si parla dell'interesse del minore. Ma questo interesse del minore che cos'è? E soprattutto, abbiamo la consapevolezza che nel diritto di famiglia da tanti anni, perché non è da oggi, da ieri, che si è arrivati alla conclusione che laddove si parla delle relazioni familiari, l'interesse preminente è quello del minore. Quindi, la necessità di tutelare l'interesse preminente del minore può generare, sì, lasciatemelo dire, mi aggrediranno i colleghi che ho sul tavolo, ma anche delle discriminazioni degli adulti. Sì, è possibile che siano discriminati degli adulti. Ci sono genitori che non hanno la libertà di educare i propri figli perché hanno commesso degli errori
e vengono privati della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli. Quindi il tema della tutela dei minori è così fortemente sentito da parte degli operatori del diritto che negli anni hanno fatto crescere la consapevolezza della necessità di tutelare i bambini, da arrivare al punto da limitare delle libertà fondamentali come la libertà di educazione dei genitori laddove il minore non sia adeguatamente garantito nei suoi diritti. Allora, domanda che mi vorrei porre e che vorrei porre anche a voi. L'interesse del minore, che è la motivazione con la quale molte di queste pronunce vengono appoggiate, vengono portate avanti e poi anche pubblicizzate, perché i mezzi di informazione stanno dando tantissimo spazio alle posizioni favorevoli e pochissimo spazio alle posizioni critiche e prudenti, che invece potrebbero avere anche una loro dignità, visto che si è parlato della dignità sociale di tutti. Mi chiedo, l'interesse del minore ha un contenuto minimo, ha un contenuto predeterminabile, è in qualche modo legato ai diritti del minore, oppure è un concetto, una clausola generale che in realtà richiama e approva la sensibilità del singolo operatore giuridico e quindi dell'avvocato che propone il ricorso con una certa impostazione, dell'assistente sociale che valuta il contesto, del perito che magari il giudice per essere più tranquillo nomina per valutare la personalità dei genitori eccetera eccetera, e alla fine anche del giudice. Ecco, io sono convinta che in realtà l'interesse e i diritti del minore non possono essere così scollati da non nutrirsi l'un concetto del significato dell'altro. E allora mi chiedo, quando si valuta l'interesse di un minore, come mai non si trova mai, una volta citata, e posso dirlo neanche oggi, la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 è stata completamente dimenticata? Io mi sono trovata veramente ancora 2 settimane fa ad ascoltare la Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, che ha fatto queste sentenze che citava prima l'Avvocato Genova e che è molto convinta della giustezza della posizione che ha fatto, che ha appoggiato come Presidente, dice che ne ha fatte 14 di sentenze, per cui ne usciranno altre, per adesso ce ne sono 3 o 4 pubblicate, ma lei ha detto prima di andare in pensione ho concluso tutti i ricorsi che avevo in piedi e ne ho fatte 14. Il suo tentativo di non andare in pensione forse sì, garantito un pezzo, però io le ho detto: mi scusi dottoressa, io non ho molto condiviso le sue sentenze, però riconosco che sono molto ben argomentate e le ho studiate a lungo. Mi può spiegare però per quale ragione nel valutare l'interesse del minore lei non ha mai citato una volta i diritti del minore che sono riconosciuti dalla Convenzione del diritto di fanciullo del 1989? E lei mi ha detto: ah, ma questo lei lo può dire solo dal punto di vista morale, non dal punto di vista giuridico. E poi comunque quella è una convenzione del 1989, ormai è superata, ci sono i diritti, ci sono le tecniche di procreazione medicalmente assistita. E devo dire che mi ha molto colpito, perché questa non è una risposta giuridica, se permettete. Una legge non può essere abrogata solo per il fatto che la scienza cambia le modalità della realizzazione dei bisogni dell'uomo. Si deve confrontare con la scienza, il legislatore, e semmai cambiarla laddove c'è bisogno di cambiarla. Ma questa Convenzione dei diritti del fanciullo, e mi voglio centrare su alcuni aspetti importantissimi di questa convenzione, che è la nostra legge, è stata recepita dalla nostra legge 176 del 91 e che ha informato tutto il nostro sistema, perché dopo che l'Italia ha aderito, pensate, questa convenzione è una convenzione che è stata abbracciata da tutti i paesi del mondo tranne Somalia e Stati Uniti, quindi ha un peso proprio forte, è stato un risultato importante. Le Nazioni Unite erano partite nel 1924 a dire che i bambini dovevano essere protetti e nel 1959 avevano accennato leggermente qualche diritto del bambino, ma ancora si vedeva l'appoggio paternalistico della protezione da parte degli adulti. È solo con questa convenzione che per la prima volta si dice: ma i bambini hanno dei diritti, sono soggetti di diritto. Questo ha determinato addirittura il cambiamento del nome della nostra legge sull'adozione, che adesso si chiama diritto del minore a una famiglia. Questo significa che non esiste il diritto di adottare. C'è l'aspirazione legittima, c'è il desiderio legittimo e poi c'è tutto il processo di valutazione, come diceva prima il professor Morozzo, dell'idoneità dei genitori aspiranti, ma il diritto è del bambino. La prospettiva dalla quale tutti gli operatori giuridici che si occupano del diritto di famiglia, me compresa quando faccio l'avvocato di un genitore, è quella dei figli di questo genitore. Allora,
La Convenzione di New York dice tante belle cose, anzitutto dice nel preambolo che i bambini vanno protetti prima e dopo la nascita. Questo significa che nessuno Stato contraente della Convenzione di New York è indifferente rispetto al modo in cui, al contesto in cui viene concepito un bambino. E qui si spiega perché noi non possiamo essere indifferenti rispetto al tema della fecondazione eterologa o della maternità surrogata. Sono modalità, è vero, che altri paesi hanno legittimato e che generano bambini che arrivano nel nostro ordinamento, che poi sono accuditi benissimo, perché nessuno dice, mette in discussione la capacità delle persone di orientamento omosessuale di voler bene, di accudire, di essere presenti, ma anche più, ecco, di altre persone, di altre coppie. Però, di fondo, il tema del diritto del bambino alla propria identità, che è comprensiva delle relazioni familiari, a conoscere ed essere educato, allevato dai propri genitori. Questo è un diritto fondamentale che è inserito all'articolo 7 di questa Convenzione di New York e che nessuno cita mai, eppure esiste. Ed è la ragione per cui anche la legge del nostro ordinamento prevede che quando valutare se un bambino è ben accudito, come prima cosa bisogna sostenere la sua famiglia, i suoi genitori naturali, far sì che possano svolgere il loro compito, perché il massimo per un bambino è essere educato e allevato all'interno dei suoi genitori naturali. Dopodiché si passa, se lo dice la stessa Convenzione di New York, agli istituti a cui si ricorre quando l'ambiente familiare non è idoneo, è fragile, ha delle problematiche. Istituti che possono essere l'affido, la kafala, cita persino la Convenzione di New York, perché ovviamente nel diritto islamico esiste anche la kafala, oggi viene riconosciuta anche da noi, l'adozione, evidentemente, quindi sono strumenti, come dire, sussidiari, sostitutivi, e li chiama proprio la Convenzione di New York protezione sostitutiva del minore. Allora, se l'adozione è una protezione sostitutiva del minore, in tutti questi casi nei quali il minore ha un buon genitore biologico, perfetto, di cui nessuno esprime giudizi negativi, in realtà l'adozione non occorre assolutamente, è semplicemente un modo di guardare a quel nucleo familiare dalla prospettiva degli adulti che, come ha detto molto bene, giustamente, l'avvocato Genova, hanno la necessità di un riconoscimento sociale. Io credo che devono essere tenute distinte queste due cose, anche perché se nel lavoro che si è per anni sviluppato e che ha portato alla Convenzione di New York si è arrivati a dire che anche i bambini adottati hanno diritto di conoscere le origini proprie naturali e quindi a un certo punto della vita, molto presto se sono malati, anche minorenni e se ne hanno bisogno per ragioni di salute, comunque dai 25 anni, dice la nostra legge, se anche sono, non ne hanno bisogno ed è solo un bisogno personale, possono andare a ricostruire le loro origini biologiche e capire chi erano i loro veri genitori. Ma questo è ideologico o è il frutto di un sapere umano? Ma l'avete mai vista quella trasmissione su MTV che guardano gli adolescenti, dove ci sono di decine di adolescenti, figli di fecondazioni eterologhe, che passano molti anni a ricercare il donatore che li ha messi al mondo. È una bellissima, no, è una bellissima trasmissione, perché comunque è molto equilibrata. No, non è una trasmissione che mette dei giudizi, ma è il desiderio che abbiamo tutti noi, quello di sapere da chi siamo venuti, la nostra genealogia. Allora, da questo punto di vista, io dico che mi sono accorta, valutando queste sentenze, che in realtà la prima cosa che forse manca laddove si parla di interesse del minore è un riferimento ai diritti del minore, cioè il diritto di avere padre e madre non è mai considerato, eppure conoscere ed essere allevato dai propri genitori è espressamente previsto dalla Convenzione di New York, che è una legge del nostro Stato che non è ancora stata abrogata. E parimenti il diritto di conoscere le proprie origini, perché anche questo è un tema rispetto al quale, laddove si è fatto ricorso alla fecondazione eterologa, alla surrogazione di maternità, almeno per una parte è mancante. È vero che è mancante anche quando la madre partorisce in anonimato, e infatti questo tema, come sapete, è stato affrontato anche dalla Corte Costituzionale, che ha detto che bisognerà trovare una soluzione, perché conciliare il diritto all'anonimato con il diritto alla conoscenza delle proprie origini è un tema del quale il diritto deve farsi carico. È vero anche che quando si valuta l'identità e l'interesse del minore,
è giusto che venga valutata in modo non solo diagnostico, cioè questi bambini stanno tutti benissimo, nessuno mette in discussione che stiano bene, tant'è vero che le valutazioni degli assistenti sociali in questi casi sono tutte valutazioni positive di benessere, di equilibrio, di buoni rapporti con il mondo, di perfetto inserimento nella scuola. E mi viene da dire allora dov'è l'interesse effettivamente a regolarizzare la situazione se non c'è bisogno di inserire un genitore aggiuntivo laddove il bambino sta bene e non ha nessun problema. Di solito l'adozione viene pronunciata per sanare un problema del bambino, che però non c'è, perché in queste sentenze davvero non è mai indicato un disagio del bambino rispetto alla mancanza di una formale attribuzione di ruolo genitoriale al compagno del genitore biologico. Ci sono poi tutta una serie di riflessioni anche di tipo giuridico che si possono fare su queste scelte che riguardano il Tribunale, soprattutto dei minorenni di Roma, laddove utilizza l'adozione in casi particolari, che è un'adozione eccezionale, cioè il nostro ordinamento ha fatto la scelta ed è libero di farla perché la Convenzione di Strasburgo sulle adozioni ha deciso che gli Stati possono scegliere se prevedere per l'adozione la coppia coniugata, il singolo. Il nostro Stato ha scelto la coppia coniugata per dare stabilità e voi mi direte ma oggi si separano tutti. Benissimo, ma noi dobbiamo mettere in condizioni la legge di offrire il massimo ai bambini. Poi nel concreto davvero abbiamo i giudici che risolvono le singole situazioni, non potremo mai evitare che una coppia si separi, ma d'altra parte neanche che una coppia di conviventi si separi o sia più stabile di una coppia coniugata. Quindi la scelta del nostro Stato è stata quella di mettere il matrimonio come base per l'accesso all'adozione e allora questa scelta si scontra con le proposte di estensione dell'adozione dei bambini in favore delle coppie dello stesso sesso che, abbiamo visto, oggi non hanno una condizione discriminata per effetto del fatto di non avere il matrimonio, perché la Corte Costituzionale ha detto non sono omogenei al matrimonio, hanno diritto a una legislazione diversa che specifica in quel caso sono da trattare esattamente come i coniugi, ma una legislazione diversa. E se è un trattamento diverso, è giusto che diverso sia anche l'approccio rispetto ai minori. Ora, io mi rendo conto che ci sono due grandi tematiche che riguardano i minori quando si parla dei minori omosessuali. Quelli che ci sono già, che sono nati da situazioni nelle quali le coppie hanno deliberatamente e consapevolmente scelto di andare all'estero ad avvalersi di pratiche che sono lecite all'estero e non in Italia, perché la maternità surrogata sapete che è sanzionata penalmente, la fecondazione eterologa non è consentita alle coppie dello stesso sesso, avendo la Corte Costituzionale dichiarato l'incostituzionalità del divieto limitatamente ad alcune ipotesi e comunque alle coppie di sesso diverso. Allora io dico, primo problema, sicuramente queste sentenze arrivano a valle di una violazione di norme italiane. E allora io mi chiedo, ha senso che l'adozione venga utilizzata come strumento per sanare situazioni che violano normative italiane che riguardano gli stessi minori che poi vengono adottati? In molti altri casi abbiamo sempre risposto di no. Ogni volta che la normativa sull'adozione è stata elusa da coppie italiane che sono andate all'estero a cercare di ottenere i minori con modalità diverse da quelle previste dalla nostra legge, i giudici italiani hanno sanzionato queste situazioni con grande severità. Oggi invece la violazione delle norme che riguardano il concepimento del minore e che sono sanzionate dalle nostre leggi non viene più considerata un elemento per entrare nel tema della tutela del minore con la responsabilità che il giudice ha, perché il giudice sa che ognuna di queste pronunce potrà portare un'altra. Noi non abbiamo il principio del precedente vincolante, ma sappiamo bene che ogni giudice ha piacere di sapere come si comportano gli altri giudici e tende comunque a fare giurisprudenza con un orientamento piuttosto che l'altro. Quindi ognuna di queste sentenze fa cultura, ognuna costituisce precedente. E allora, come dicono alcuni esponenti della dottrina che recentissima
riguarda proprio tutto il tema dell'omogenitorialità, rispetto alla quale gli studi che sono stati indicati dal collega Genova sono affiancati da molti altri studi che criticano la scientificità dei risultati, che danno risultati diversi, quindi è ancora un tema sul quale stiamo riflettendo, perché qui non si tratta di dire questi bambini sono accuditi male, ma nessuno si potrebbe mai permettere di dire una cosa di questo tipo. I bambini sono accuditi bene, ma basta accudire bene un bambino? La Convenzione dei diritti del fanciullo dice che basta dargli da mangiare, vestirlo bene, volergli bene, basta l'amore? Davvero basta l'amore? Forse dobbiamo chiederci come mai in questo cammino così lungo del diritto dei minori si è catalogato un elenco di circostanze che riguardano il minore, tra le quali vivere con il proprio padre e la propria madre, conoscere di vivere con loro, che hanno a che fare con la formazione della nostra identità. Io ne faccio certe volte anche come un percorso di consapevolezza della giustizia, cioè io personalmente lo posso dire, forse lo metterete sbagliato, ma certe volte dico io che ho avuto un papà e una mamma e ho capito l'importanza della differenza sessuale nella formazione della mia personalità e della mia percezione dell'identità, del mio orientamento sessuale, non mi sentirei mai di negare a un bambino questa differenza sessuale originaria che è la sua identità, perché lui, e non esistono bambini al mondo che non siano nati dall'unione di un gamete maschile e un gamete femminile, quindi tutti al mondo siamo nati di lì. E allora riprendo il famoso discorso della società naturale, perché società naturale non voleva dire per i costituenti società illuminata dal diritto naturale, quindi chissà dal diritto divino, non so che cosa si pensi quando si parla di diritto naturale, perché poi il giusnaturalismo si è espresso anche in modo molto razionale, non ha fatto sempre riferimento solo al diritto divino, ha fatto riferimento anche alla ragione umana e alla capacità della ragione di leggere nella natura umana delle regole che informano tante delle situazioni della nostra vita. Dicevo, la società naturale che il costituenti volevano, e se avete voglia andate a guardare i dibattiti che hanno preceduto l'adozione dell'articolo 29, che trovate sul sito www.nascitacostituzione.it, sono tutti registrati, sono bellissimi sia per la qualità, l'eccellenza delle persone che proponevano le diverse posizioni, che veramente erano delle persone molto preparate, di tutte le posizioni politiche, perché davvero lì c'era tutto. E vedrete che lo scopo della scelta che è stata fatta nel definire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio era arrivare a un compromesso che peraltro arrivò, pensate, tutti pensano che quella norma sia stata messa lì dai cattolici, e invece fu Togliatti a trovare la formulazione che andò bene poi a tutti. E alla fine si disse società naturale perché ha a che fare con la natura umana ed è precedente la legge, la Repubblica, gli organi costituzionali, quindi non va manipolata. Questa era la ragione per cui si diceva la famiglia, in quanto è il grembo della vita umana e delle evidentemente generazioni future delle quali noi costituenti ci dovremmo occupare, non va manipolata. E allora mi sta molto bene che le unioni omosessuali siano tutelate come vita familiare, tant'è vero che la stessa CEDU non ha mai utilizzato l'articolo 12 che riguarda il diritto a sposarsi nei confronti della tutela necessaria delle unioni omosessuali, utilizza invece l'articolo 8 che parla del diritto alla vita privata e familiare, che sono due cose assolutamente compatibili, assolutamente degne di rispetto, ma diverse, e come tutte le cose diverse meritano o comunque possono avere trattamenti diversi. Allora, io devo dire, forse avevo preparato un intervento anche diverso, ma mi ha molto stimolato la presentazione che ha fatto l'avvocato Genova, che ho apprezzato anche per il modo. Mi spiace che non ci sia perché... Non voleva andare via, ma aveva il problema delle monetine. Mi è molto piaciuto il suo approccio perché è molto delicato, è molto rispettoso, è molto... come posso dire, umanamente condivisibile. Mi sono trovata spesso ad avere dei confronti, io spero insomma di essere rispettosa delle persone che la pensano diversamente da me, mi sono trovata spesso ad avere dei confronti con persone che magari mi chiudevano subito la conversazione dicendo ah ma tu sei cattolica, ma non c'entra niente, io sto ragionando sulla base di principi che sono tipici del nostro ordinamento, che sono vigenti nel nostro ordinamento, ed è su questo che mi vorrei confrontare, non mi penso assolutamente alle convinzioni filosofiche o alle convinzioni di tipo religioso. E vorrei concludere dicendo che è vero che poi ci sono due impostazioni nel diritto di famiglia. Prima di tutto il diritto di famiglia è una delle branche che più resiste alla globalizzazione,
ma naturalmente, perché il diritto di famiglia è l'incarnazione dell'identità, del vissuto, della cultura, della storia di un popolo, quindi è più difficile che si presti ad accettare la globalizzazione degli istituti giuridici. Resiste tanto che l'Unione Europea, come sapete, non ha competenza sul diritto di famiglia, e laddove interviene sul diritto di famiglia interviene con l'unanimità dei consensi degli Stati membri, come dice l'articolo 81 del Trattato di Lisbona. Questo vi dice qualcosa, no? Vi dice che quando si parla dell'Italia come un paese retrogrado rispetto a certe decisioni, in realtà si dice una cosa sbagliata, perché non c'è uno standard di riferimento riguardo al diritto di famiglia che non sia il rispetto dei diritti inviolabili della persona, laddove si devono definire gli istituti dell'adozione, della filiazione, del matrimonio, perché sono tematiche di stretta sovranità di ciascuno Stato, con le limitazioni che l'Unione Europea ha saputo introdurre, laddove la libera circolazione dello status delle persone ha in qualche modo scontrato con la necessità di definire gli istituti. Quindi è vero che anche l'Unione Europea poi interferisce di fatto sul tema del diritto di famiglia con una modalità che è in qualche modo subdola, ma assolutamente diversa da quella che avrebbe se avesse competenza sul diritto di famiglia. Mi dispiace che ho detto no, ho capito che mi sento via e ti volevo, ma lo ripeto, dire che apprezzo molto il modo garbato e molto aperto con cui hai presentato delle posizioni che sono diverse dalle mie, ma sulle quali secondo me si può lavorare, perché comunque se si parte dal presupposto che il rispetto di tutti deve essere garantito, e quindi laddove effettivamente ci sono dei nuclei che si sentono esclusi dalla società, questo tema va preso in campo da tutti, qualunque sia la concezione che abbiamo della famiglia. Però, ripeto, siccome nel diritto di famiglia non si può impostare nessuna normazione con una prospettiva adultocentrica, perché ormai siamo arrivati a considerare che il parametro della qualità del diritto di famiglia in tutti gli stati del mondo è la tutela del preminente interesse del minore, è da lì che si deve partire per stabilire se la tutela delle unioni omosessuali è abbastanza adeguata alle loro esigenze, ma abbastanza rispettosa dei preminenti diritti dei minori. E allora, sotto questo aspetto, penso che escludere, sicuramente non il matrimonio, però dicevo prima, no, non sarebbe meglio il matrimonio per la ragione che dicevo prima, che in realtà il matrimonio, tanto che vabbè, lo dice il nome, ma ormai le parole sono libere di andare nelle direzioni che vogliono, no, matrimonio è il dono della madre, uno dei due deve essere la madre dei figli dell'altro, cioè in sé bisognerebbe comunque cambiare nome. Forse siamo tutti consapevoli che questi cambiamenti non sono semplicemente diritti in crescita, dicevo prima, ma profonde trasformazioni di istituti fondanti, dice la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che la famiglia è il nucleo essenziale, naturale e fondamentale della società. Quindi vuol dire che cambiamo il DNA, stiamo facendo, lasciatemi usare questa metafora forse un po' forzata, come una manipolazione genetica, se consideriamo che tutte le condizioni sociali sono parificabili alla famiglia riguardo alla fondazione del futuro delle nostre società. Quindi concludo dicendo che tutte queste sentenze possono essere criticate sotto molti aspetti, ancora l'ultima, quella della coppia di persone di sesso, dello stesso sesso, due uomini, anche lì non c'è stato minimamente riferimento ai diritti del minore, si dice solo il minore ben accudito, gli adulti sono persone per bene, va bene così, regolarizziamo perché non si senta esclusa. Però, ripeto, è un progetto, ha detto molto bene il professor Marozzo prima, che non è più una, ha parlato di procreazione, è un progetto in realtà di procreazione, e allora è lì che dobbiamo andare a vedere se stiamo tutelando i minori. Cioè queste sentenze, scusate se lo dico, ma io lo devo dire, queste sentenze favoriscono il ricorso alla fecondazione eterologa fuori dal nostro paese e il ricorso alla maternità surrogata fuori dal nostro paese. E devo dire, io da donna, soprattutto sulla maternità surrogata, ho visto che adesso sono intervenute donne di tutte le posizioni politiche, di tutto il mondo, a dire che è una cosa gravissima, anche laddove è gratuita. Perché comunque chi ha partorito sa cosa vuol dire partorire e lasciare il bambino a qualcun altro, e il dolore delle donne che abbandonano i loro figli perché non li possono riconoscere per ragioni personali non va legalizzato al punto che diventi una regola e una professione nei nostri paesi civili. Quindi da questo punto di vista capisco il desiderio di maternità,
è necessario che non tutti i desideri diventino diritti, perché i diritti umani sono fatti per mantenere la pace e non per accrescere le ragioni di tensione e di conflittualità tra le persone. Credo che si debba però in questa materia ricordare quello che diceva un giurista del 1948, che in realtà aveva una posizione un po' conflittuale con Rudolfo Nehring, era Gustav Rümelin, che diceva: ma che cos'è il sentimento del diritto, il senso del diritto in fondo, che cos'è? È un naturale istinto di rivolta che abbiamo tutti noi nel vedere il forte maltrattare il debole. Allora, a me sembra che questa diciamo accezione vada utilizzata tutte le volte che c'è una discriminazione, e quindi sono d'accordo con il collega sulla necessità di ricercare una normativa che non discrimini, ma anche una normativa che rispetti la diversità di trattamento laddove le situazioni sono diverse, perché questa è l'eguaglianza vera, non omologare, trattare in modo diverso situazioni diverse, in modo uguale situazioni uguali, e che comunque si ricentri sul raggiungimento del traguardo incredibile che è stato dire: i bambini hanno dei diritti e non sono diritti, nessuno ha diritto a un figlio, nessuno ha diritto, l'ha detto anche la Corte Costituzionale recentemente, non esiste un diritto assoluto ad avere un figlio, c'è tutta una normativa che tutela la salute, che tutela la libertà di educazione dei genitori, che impone dei limiti con i doveri che i genitori hanno nei confronti dei figli e che impone dei doveri alle istituzioni perché i figli, prima e dopo la nascita, nascano e possano godere dei loro diritti nei contesti che la storia del movimento dei diritti umani, anche e soprattutto riguardo ai bambini, ha consentito di portare fino ad oggi noi qui a questo dibattito.